oggi risponderemo alle vostre domande in modo brutalmente onesto con Viola. Ed è anche la seconda volta che stiamo facendo questo video, siamo incaccolatissimi, ci siamo alzati da poco. Ma faremo un bel risveglio! Aprirete mai un OnlyFans di coppia come il vostro caro Dexter? Penso di no, perché Edoardo è un personaggio pubblico e in generale non è una cosa a cui aspiro. Mi metterebbe a disagio mostrarvi la mia banana? Se ci fosse un modo per farlo senza farmi riconoscere, perché no? Senza far riconoscere lei. Domanda fatta in modo molto velato ma che ho colto. Il tuo Pokémon, cioè Viola, è Squirtle? No. Non ha questo superpotere. Come è messa Viola con la patente? Dobbiamo rivelarvi un segreto. I video che abbiamo fatto in cui Viola prova la macchina e in cui Viola prova la macchina da ubriaca sono stati fatti perché andavano fatti. Sono usciti dei bellissimi video. Però la patente non è una mia priorità in questo momento. Non quindi... la prenderà mai, ragazzi. Quanto ama Edo la sua auto da 1 a 10 e quanto ama te da 1 a 10? La sua auto supera il 10. È sempre stato il tuo sogno, l'hai presa. Io sono tipo un 7 e mezzo. No, cosa stai dicendo? 7 e mezzo, amore? Amore, 7. No, sto scherzando. Descrivi con una parola il tuo partner a letto. Sensuale. Io? Sì. Tu hai due mood. Metti a proprio agio l'altra persona. Okay. Oppure... deciso. Mood serietà. Calcolando i guadagni, quando riusciresti a prenderti una Ferrari? Ho deciso di mettere questa domanda perché qualcuno di voi mi ha anche chiesto: potrei comprarmi un RS3 se guadagnassi 2000 euro al mese o cose di questo tipo? La risposta è che io oggi potrei comprarmi una Ferrari e tu, guadagnando 2000 euro al mese, ti potresti comprare un RS3. La verità è che non avrebbe senso né nella mia economia né nella tua economia. Quanto hai speso in totale per l'RS3? Ho fatto un foglio di calcolo quando ho comprato la macchina, perché sono tutto precisino, nel quale segno tutte le varie spese dell'RS3, escluso il superbollo e la benzina, che è un botto, e siamo attorno, come vedete, ai 100.000 euro. I regali più strani che vi siete fatti? Recentemente ce n'è stato uno di cui non parleremo. Censurato. Subito. Farai provare la tua nuova Talaria a Viola? Viola, come abbiamo detto, non sa utilizzare i mezzi e soprattutto le moto. Ma visto che la Talaria è super semplice, è leggera, molto veloce, ma ha la modalità eco che la fa andare piano, se vi può piacere, raga, fatemi sapere con un commentino qui sotto se vorreste vedere Viola che prova la Talaria. Ci mettiamo in un parcheggio belli sereni, belli tranquilli, e la facciamo provare. Edo russa? Sì, a voi. Non è vero? Non è proprio un russo che dura, non so, 5 minuti. Sono proprio dei momenti. E poi digrigna tanto i denti. Sì, purtroppo sì. C'è anche da dire, la scorsa notte mi sono svegliato. Oltre alla nuova moto arriveranno nuovi mezzi? Probabilmente sì, ma non si va oltre. L'avete mai fatto nell'RS3? Un po' di tempo fa ci avete già fatto questa domanda? La risposta era stata negativa, però era un bel po' di tempo fa, l'avevo appena presa. Ad oggi la risposta è no, anche se lei ci prova sempre. Hai mai pensato di lasciare Viola per mantenere meglio le moto e le macchine? Un pensierino c'è stato. Scherzo, scherzo, scherzo. Costa più una moto di me. La verità è che Viola costa veramente pochissimo, raga, perché usciamo poco spesso a cena o cose del genere. Perché hai dovuto togliere tutti e quattro i denti dal giudizio? Perché Edoardo doveva mettere l'apparecchio per sistemare il suo morso profondo. E se avesse avuto i denti dal giudizio, la mascherina avrebbe modificato tutta la sua forma. Infatti, voi non ve ne siete resi conto, ma questo qua è il primo video che sto registrando con l'apparecchio. Sei consapevole del fatto che sei molto fortunato a non essere mai caduto in moto? E io sono molto fortunato. Aggiungo questa domanda a parte, non insieme a Viola, perché è un argomento privato, molto personale e che sicuramente conoscendolo l'avrebbe annoiata. Investi in qualcosa? Raccontaci. Chi mi segue da un po' di tempo saprà che un paio di anni fa ho investito una somma di denaro abbastanza importante in ETF, che, per chi non lo sapesse, per farla breve, sono dei pacchetti che contengono all'interno una serie di titoli e che generalmente sono da considerarsi un investimento abbastanza sicuro, perché è difficile che tutti i titoli all'interno di quel pacchetto crollino. È molto più semplice che magari qualcuno vada male, qualcun altro vada bene e che quindi tendenzialmente si vada in positivo. Da poco tempo però, grazie ai video di Michael, ho conosciuto una realtà, ovvero la realtà di Wolf Trade, che ho ritenuto molto interessante e con la quale sto iniziando un percorso. Loro sono ragazzi italiani che lavorano nel mercato del trading, che, sia chiaro, è un mercato estremamente rischioso, infatti chi ci lavora è professionista, e che tra le varie cose vi insegnano come funziona questo strumento. Come sapete, sono stato sempre molto onesto da questo punto di vista e va preso tutto con le pinze, quindi non vi sto dicendo sentite ragazzi e investite con loro, ma al contrario vi consiglio di iscrivervi tramite il link che trovate qui sotto nella descrizione per chiedere maggiori informazioni, per imparare qualcosa a riguardo. Se avete anche delle domande, raga, estremamente stupide, fatele, non vi preoccupate, perché dal mio punto di vista imparare qualcosa sull'economia e sugli investimenti, soprattutto da giovani, non può fare altro che darvi un grandissimo beneficio. Quindi ragazzi, vi ricordo il link qui sotto nella descrizione e andiamo avanti con le domande. Non è una domanda, ma amo quando mettete foto insieme. Dovremmo sempre uscire con qualcuno che ci fa le foto. E se anche voi volete farvi fatti nostri, come se li hai fatti questa persona, mi raccomando, seguitemi su Instagram
Instagram, @dianno, dove posto foto di Viola nuda. Non è vero. Viola è buona. Grazie. Questa è molto interessante e molto seria. Come hai fatto a capire che era quella giusta? E lei come ha fatto? Lato mio, con Viola, a differenza di tutte le altre relazioni, ma anche persone con le quali sto, sono in grado di essere al 101% me stesso, di fare il pirla quando sono nel mood dell'essere il pirla, di fare il serio, il tenero, di mettermi a piangere davanti a lei. Cioè, sono proprio me. Ed è una cosa che, se ci pensate anche voi, al giorno d'oggi è molto difficile fare. Esteticamente mi è sempre piaciuto. Mi piace come sorride, e da lì è stato il primo attaccamento emotivo. Mi piace come ragioni, contesto da Dio. Mi sento al sicuro con te. Poi Edo mi fa ridere. Posso star male, posso star piangendo. Mi guarda e mi fa ridere. Hai mai fatto sesso? No. Suonate qualche strumento nel tempo libero? Io ti vedo appena al piano. Allora, a me piacerebbe in realtà imparare a suonare il piano. Ma voi non lo direste mai. Sapete cosa suonava lei? Il violino. Col violino, così col violino. Diteci la verità, Edoardo come diavolo ha fatto a conquistare Viola? Non so perché, ma sento un'aria di Viola è molto più bella di Edo in queste domande, sappiatelo. Soprattutto ascoltandomi. Il vostro amore oggi è come la prima volta o è andato calando? Visto che siamo risposte brutalmente oneste, rispondiamo in modo brutalmente onesto. Io penso che, per fare una similitudine, l'amore sia come l'andamento scolastico. È un po' imprevedibile, cioè ti ci puoi impegnare, ma ogni tanto quella batosta che pam, non te l'aspettavi, ti hanno interrogato all'ultimo, ti capita. E quindi è sempre un po' un bassi, alti, medi, poi sì, poi no, però poi... Quindi è sicuramente diverso, però è molto figo anche perché stiamo diventando grandi e maturi. Cioè, io mi ricordo, raga, che le dicevo: Viola, tra un po' avrò lo scooter elettrico. E la portavo a casa in scooter elettrico. Poi è diventato: Viola, avrò un 700. È arrivato a 690, la portavo a casa con 690. Viola, avrò la macchina. Ed è arrivata la macchina. Viola, avrò la nuova macchina. Ed è arrivata l'RS3. Che stile di vita scegliete quando andate in vacanza? Perché? Da vecchi. Beh, da un certo punto di vista, sì. Quando vado in vacanza, preferisco andare in un bel posto, ma dove so che proprio posso rilassarmi e staccare dal mondo, piuttosto che fare una lunga vacanza e risparmiare un po' più di soldi. Poi dipende. No, io secondo ho detto che io preferisco così. Io così. Avete mai pensato di lasciarvi? Perché? Ci siamo lasciati nel 2020. Abbiamo pensato di lasciarci in altre due occasioni. Ma anche di più, raga. Si litiga. Per cose che sembrano irrisolvibili. Però siamo ancora qua assieme. Quanto pensi di andare avanti con YouTube? E la prossima auto quando? La prossima auto quando? Quando non avrà più soldi per mantenere quella che ha ora e dovrà vendere. Lasciamo andare la macchina che l'ho comprata 6 mesi fa. È nuova, godiamocela. Quanto pensi di andare avanti con YouTube? In realtà ho sempre detto che è una cosa che mi piace così tanto, che sento così tanto mia, che voglio andare avanti finché posso e finché ho voglia di farlo. Quanto tempo state insieme di persona senza telefono, computer e cianfrusaglie vari? Nonostante il mio lavoro possa far pensare il contrario, sto pochissimo tempo io col telefono in mano. Lo controllo magari spesso, se mi strikeano un video o se mi arriva una proposta di collaborazione importante, non è che posso rispondere dopo 2 giorni. Ma non sto con il telefono per tempi molto prolungati, a differenza sua con TikTok. Non è vero, più su Instagram. A proposito, ti è arrivata la notifica. Io, ragazzi, spero che questo 8° episodio delle risposte brutalmente onesti insieme a Viola vi sia piaciuto. È finito, arriviamo. Beh, siamo a mezz'ora di registrazione. Sì, 8 minuti cose. Spero di trovarli. Ma io ci provo, dai. Vi ricordo di seguire Edoardo su Instagram. Vi mettiamo qui il nome. Non aprirò un OnlyFans, ma ecco la mia banana. Bambola.